Luigi Tagliaferro della sezione di virologia e biologia molecolare del laboratorio Pignatelli di Lecce ci illustrerà lo stato dell'arte ma anche gli avanzamenti degli scenari e metodi molecolari che si utilizzano in virologia clinica. Prego. Grazie dottor De Vita, grazie dottor Palma. È un sentito ringraziamento al presidente del nostro ordine, dottor Ermanno Calcatelli, per l'invito che mi ha rivolto. E mi permette di portare l'esperienza di laboratorista che lavora nel privato, però pur sempre con l'attenzione rivolta a quanto accade intorno, possibilmente anticipando i tempi di quello che normalmente offre la diagnostica di routine. Nel fare questo breve excursus, inevitabilmente vado a ritroso per cercare di capire come nasce la virologia. Io lavoro praticamente da poco più di 25 anni, ho avuto la fortuna da ragazzo di vedere ciò che vi racconto, ciò che terminava, ciò che stava per iniziare, per cui parlo con una certa cognizione di causa. E sarò probabilmente costretto ad accelerare un po' perché mi pare che siamo leggermente fuori tempo, quindi mi scuserete in anticipo se andrò veloce, un po' di diapositive da mostrarvi. Cosa sono i virus? Non diamo per scontato nulla, era l'obiettivo che ci siamo posti anche con il moderatore e con gli altri relatori. Sicuramente piccole entità, visibili tutti al microscopio elettronico, coltivabili solo su cellule viventi, non tutti, spesso pericolosi, e non si riesce mai a dare una esatta definizione perché i biochimici li considerano macromolecole complesse, i biologi, magari i virologi, li considerano forme elementarissime di vita. Ricordo che Francis Ford Coppola, in un colloquio informale in uno dei convegni che seguivo negli Stati Uniti, diceva, girava un film sull'AIDS, considerava i virus come degli shuttle, cioè dei messaggeri che vagano probabilmente anche contribuendo all'evoluzione genetica. È una sua espressione personale che comunque a me è rimasta impressa. Deriva dal greco veleno, no? Quindi sono stati già caratterizzati oltre 200 anni fa. La storia delle malattie virali non nasce oggi assolutamente, vedete già negli incisi egizi i primi affetti da poliomielite o gli esiti di vaiolo nelle mummie. Ma la storia che invece ci interessa è come è evoluta la diagnostica dei virus, che parte dall'isolamento, se vogliamo adesso andare al livello dell'uomo di Neanderthal, dall'isolamento su animali, nelle uova embrionate, via via sulle colture cellulari. Io inizio praticamente qui, mi trovo a confine, la mia esperienza professionale, fra le uova e le colture, gli anticorpi monoclonali e per finire agli inizi degli anni 90 con i metodi molecolari. Quali sono fondamentalmente i problemi, le problematiche legate alla diagnostica virologica di laboratorio, soprattutto parlo di virologia clinica? Riuscire a associare una malattia a un'infezione, probabilmente impostare, insieme al clinico ovviamente, al medico, il follow up del paziente. Quindi consulenza e supporto al medico. Non più tardi di 2 ore fa l'infettivologo di un ospedale vicino al mio laboratorio mi chiamava per una consulenza telefonica riguardo un caso. È un contributo continuo che va anche esula dal laboratorio fisicamente parlando. L'associazione è spesso difficile anche perché i virus sono animali strani. Non sempre danno malattia, non sempre si presentano in condizioni tali da suscitare patogenicità, non sempre si manifestano. Cosa può essere utile? Intanto caratterizzare il virus, possibilmente anche la sede dove sta replicando, dove si sta moltiplicando, in quale parte del corpo, quantificarlo, è sempre più richiesto, lo vedremo dopo nella seconda parte dell'esposizione, capire se è la prima infezione o qualcosa che si sta ripresentando, o qualcosa che sta continuando e non va via, una patologia cronica. Quindi il laboratorio deve dotarsi di tutti questi strumenti atti a mettere a punto, atti a dare una risposta del genere al clinico.
e quindi riuscire a sierotipizzarlo con metodi anticorpali, genotipizzarlo con il sequenziamento con la PCR, eventualmente leggere all'interno del genoma la presenza di resistenza ai farmaci, vediamo l'HIV, l'epatite C, l'epatite B, non si fa altro che leggere continuamente i genomi virali e capire dove sono mutati per poter sconsigliare o consigliare un antivirale al clinico. Poi impattiamo, li ho lasciati in rosso volutamente, nella quasi specie, cioè nella specie, vedete l'epatite C molto complessa, quindi si comportano, alcuni virus non sono soltanto una singola specie ma un'intera famiglia e la loro capacità replicativa. Motivo per cui il medico chiede di essere supportato nel follow up del paziente per capire quando c'è una risoluzione spontanea, un'infezione cronica, una buona risposta alle terapie antivirali, quando c'è una trasmissione materno-fetale, una donna in gravidanza che si infetta con i patogeni più comuni, oppure nel monitoraggio dei trapiantati. Diagnosi di laboratorio, cellulare, sierologica, molecolare. Allora, la sierologia, vedete rapidamente, tra nuove e vecchie tecniche, è fatta da strumenti ancora validi, più o meno in disuso. Adesso ovviamente ci si basa molto sui macroarray e sulla chemiluminescenza, però non sono assolutamente da trascurare i test di fissazione del complemento, specie se automatizzati, e sono tutti dei surrogati per poter stabilire, o meglio, venivano usati soprattutto negli anni '80 per poter stabilire un'infezione virale che altrimenti non era possibile vedere. Vado veloce, sulla sierologia ci si basava sull'incremento di 2-4 volte del titolo anticorpale a distanza di 2 settimane, sull'eventuale ricomparsa di IgM, e questi sono i test storici con i quali io ho iniziato a lavorare a metà degli anni '80, torno indietro, scusate, la fissazione del complemento fatta in manuale, l'ELISA che si preparava tenendo gli antigeni una notte ad incubare per preparare le piastre, e i primi Western blot fatti in laboratorio. Però la sierologia ha dei problemi, quindi non va al cuore del problema. Ha un periodo lungo per fare una diagnosi, perché comunque bisogna verificare a distanza di 2-3 settimane se c'è movimento anticorpale. Ci sono cross reazioni, ci possono essere falsi positivi. L'esame indiretto. Qui entriamo più nella virologia specifica, nella virologia più vicina al virologo vero e proprio, con uova embrionate, colture cellulari o inoculo in animali, attraverso la cui morte si poteva vedere la presenza di un elemento virale. L'uso delle uova embrionate ormai è in disuso, si usa solo nei laboratori di ricerca, però è un utile mezzo di propagazione del virus quando lo si vuole coltivare, attenuare anche per la preparazione di vaccini. L'isolamento del virus vero e proprio invece è stato fatto per lungo tempo, e lo dico per esperienza personale, finché non è comparsa la PCR, io fino al 95 facevo solo colture cellulari, si fa su linee di cellule primarie, cioè cellule appena ricavate, appena estratte da un tumore primitivo sul quale i virus attecchivano molto bene per uno spiccato tropismo, cellule a vita finita, come i fibroblasti embrionali umani di polmone, o cellule continue, cellule tumorali che si propagano ormai da decenni, dove venivano coltivati i principali virus, tra cui l'herpes, l'adeno, il citomegalovirus. Anche qui non si poteva stabilire una diagnosi esatta della presenza di un herpes piuttosto che un adenovirus, perché potevamo osservare quelli che erano gli effetti del metabolismo virale nei confronti dello strato cellulare su cui veniva coltivato, il cosiddetto effetto citopatico, quindi tante diverse situazioni visibili al microscopio ottico, più o meno colorate, che non potevano dare o dire l'ultima parola sul tipo di virus. Soltanto con l'avvento, come vedremo, degli anticorpi monoclonali sarebbe stato possibile. Anche qui, far aspettare una donna in gravidanza 4 settimane almeno per sapere se c'è un'infezione al citomegalovirus era improponibile, come anche un paziente trapiantato piuttosto che una qualsiasi altra situazione in cui
l'infettivologo ha bisogno di una risposta urgente, non era pensabile di continuare in questa maniera. Avevano anche una relativamente bassa sensibilità, contaminazione batterica iosa, infatti le colture venivano imbottite di antimicotici e di antibiotici, e poi molti virus non crescono bene. L'epatite C è stato coltivato da pochissimi, l'HCV, l'epatite B molto, molto poco, l'Epstein-Barr altrettanto e così via. C'erano dei problemi che in parte, soprattutto per il citomegalovirus e per il monitoraggio delle sue infezioni ai trapiantati, sono stati poi risolti brillantemente con il metodo delle shell vials, cosiddetto, che erano delle colture rapide con le quali si favoriva l'assorbimento virale con un'ora di centrifugazione a bassa velocità, per cui dopo 24-48 ore al massimo, una cosa nell'85-87 da fantascienza o quasi, si poteva fare diagnosi di infezione a citomegalovirus dopo appena 48 ore, contro i normali 15-21 giorni di attesa. Poi l'avvento della ricerca diretta degli antigeni ha permesso di prelievi di scraping da tamponi vari di andare direttamente con la fluorescenza diretta a non solo a vedere il virus, non si trattava più di un isolamento, ma a tipizzarlo, quindi a dare nome e cognome nei vari materiali biologici che venivano inviati. Queste erano le visioni al microscopio a fluorescenza. Vantaggi e svantaggi: probabilmente potevano far diagnosi in poche ore, avevano una scarsa sensibilità ancora inferiore alle colture cellulari, una specificità non massima, e comunque occorreva un campione in buona quantità e soprattutto tanta esperienza al microscopio a fluorescenza. La microscopia elettronica è rimasta appannaggio di istituti di ricerca e non è assolutamente applicabile. Arriviamo ai metodi molecolari. Per metodo molecolare non si intende soltanto l'amplificazione del target, l'amplificazione del DNA o dell'RNA. Metodi molecolari, vedremo, sono di diversa specie. Praticamente hanno rivoluzionato un modo di fare diagnosi. Abbiamo visto come anche nelle attività forensi ha cambiato il modo di interagire anche sulla scena del crimine, ma altrettanto in un laboratorio di routine si è passati dai primi dot blot degli anni 80 all'elettroforesi quantitativa dei primissimi anni 90 alla real time quantitativa, PCR real time, un'amplificazione del DNA che in tempo reale conta le copie che sta amplificando degli ultimi anni. E qui si apre un capitolo per cui ancora di più con l'infettivologo o il medico clinico di base bisogna interagire per indirizzare bene anche su quale campione andare a fare lo studio a seconda della patologia sospettata. Non possiamo cercare tutto lo scibile in tutti i tipi di campioni. Cercare un'infezione secondaria da citomegalovirus sul sangue può essere aberrante se non in condizioni particolari, va cercato meglio quando si tratta di sindrome d'organo, in particolari liquidi biologici che possono essere la saliva, le urine o quant'altro, o meglio ancora un espettorato in caso di polmonite interstiziale. Quindi interazione continua con il medico. Vi dicevo, metodi molecolari, vedete, già qui c'è uno spaccato di quanto siano diversi fra di loro. Quella che noi conosciamo tutti come PCR ha come target il DNA, amplifica, quindi c'è un'amplificazione del DNA, del genoma. Idem per la retro-PCR, colei che praticamente... la sigla può essere anche fuorviante perché alcuni intendono real-time. Altri la usano come retrotrascrittasi PCR quando si amplificano virus ad RNA. Comunque c'è sempre un'amplificazione di segnale che non c'è invece nel NASBA, non ci sono in altre metodiche meno usate, tra cui la branch DNA, che è basata solo su un'amplificazione di segnale. L'evoluzione in questi anni è stata rapidissima. Cerco di essere anch'io altrettanto spiegando quelle che sono le differenze. Vedete che il tutto adesso si gioca sulla sensibilità della tecnica oltre che sul costo d'esercizio, perché non sono accessibili a tutti, anche da un punto di vista economico, non solo strutturale come attrezzature.
Quali sono i vantaggi dei metodi molecolari? Sicuramente sono molto sensibili e specifici. Sono in grado di trovare il classico ago nel pagliaio. Funzionano proprio in questa maniera. Cercano virus e trovano virus difficilmente coltivabili o non coltivabili. Quantificano laddove occorre, dosano il virus nel prelievo biologico in esecuzione, possono relativamente essere di facile automazione, ora sono rapidi da un punto di vista esecutivo, non più come 10 anni fa, e hanno dei limiti, le solite contaminazioni da DNA genomico che proviene da fuori, rischio di cross reazioni con altri acidi nucleici, falsi negativi per presenza di inibitori o falsi positivi per presenza di DNA specifico. Sono nel novero delle questioni giornaliere, per cui non sono soltanto citati, ma succedono realmente, soprattutto se non si imposta una buona politica di qualità, di cui parleremo subito dopo. I virus difficilmente coltivabili o non coltivabili sono questi che vedete, dal papilloma all'Epstein-Barr, l'epatite A e B, non è pensabile oramai, ma anche se fossero coltivabili non è pensabile allestire colture proprio per il menage continuo che c'è, per anche gli alti costi di esercizio e la lentezza della risposta. Guardate la sensibilità, riusciamo oramai con una real time a vedere qualcosa come 10 copie di virus in un ml di plasma siero di liquido biologico, quello che voi vedete. E il sogno del biologo molecolare è quello di automatizzare. Si può automatizzare sicuramente la preparazione del campione, l'estrazione degli acidi nucleici, ormai anche l'amplificazione e la rivelazione. C'è da lavorare ancora sulla buona preparazione del referto, sull'elaborazione del dato che richiede comunque una interpretazione da parte dell'operatore, altrimenti si rischia di dare dei numeri. E in questo senso la biologia molecolare paga ancora uno svantaggio nei confronti della virologia sierologica, per cui ovviamente non ha raggiunto il sistema di automazione, possono aver raggiunto ormai le ricerche anticorpali che nel giro di 20, 40, al più 60 minuti danno una risposta. Quando all'inizio con i primi sistemi ELISA bisognava impattare per tutta una giornata dalle 5 alle 8 ore per poter tirare fuori qualche risultato. Le ricadute sul laboratorio sono sicuramente positive in termini di riduzione del tempo dell'esame, del minor impegno del personale e anche una semplificata esecuzione. Automatizzare un metodo biomolecolare significa però avere a che fare come contro quando si ha un numero limitato di analiti o arriva il classico campione spurio che arriva una volta ogni 2 settimane, che è difficilmente automatizzabile, poi bisogna avere sempre una piattaforma di backup per poter eventualmente, nel caso si automatizza in maniera spinta l'esecuzione di un'indagine, un apparecchio di riserva per poter continuare in caso di avaria, altrimenti ovviamente i sistemi automatizzabili non sono eseguibili più manualmente. Seconda parte, tutta questa premessa per portarci a dare una risposta da laboratoristi a quello che oggi il mercato, tra virgolette, chiede, cioè quello che il medico, il clinico chiede, perché il clinico adesso usa terminologie, per esempio nella cura delle principali epatopatie di origine virale, BEC, che sono il livello base virale, che è il livello virale presente 24 ore prima all'inizio di un trattamento. Sappiamo tutti che il trattamento ha un costo sociale enorme. Sprecare molecole costosissime, peraltro inefficienti, con il rischio che stressino la qualità di vita del paziente e si rivelino poi un costo inutile, è quanto mai importante. Quindi bisogna sapere bene quale terapia dare, al di là delle resistenze di cui vi ho appena accennato, e soprattutto quando, come e quanto darne. Esiste un effetto antivirale che è la riduzione di almeno un logaritmo di unità internazionali entro 3 mesi dall'inizio. Esiste un'efficacia antivirale quando in una data terapia si raggiunge l'obiettivo di avere quantità non rilevabili di virus. Inoltre, altri esempi, vedete come a seconda dei soggetti, parlo di
pazienti cronici per epatite B, contare 2000 piuttosto che 200, vado veloce, è importante per il clinico perché permette di impostare un discorso piuttosto che un altro. E allora nasce l'esigenza della qualità. Dal 2008, con un gruppo di colleghi, ci occupiamo di qualità, però per conto della Società Italiana di Virologia, ci occupiamo di qualità nel laboratorio di virologia molecolare e soprattutto stiamo cercando di far passare, estendendo un primo consensus, alcuni concetti che i laboratoristi devono tener conto, ora applicati alla virologia, ma possono essere ovviamente estesi benissimo ad altre discipline. La gestione della qualità, che è quello strumento che è in grado di monitorare la qualità dei risultati del laboratorio e che verifica l'efficacia di due altri aspetti, spesso questi termini sono confusi, controllo di qualità e assicurazione della qualità. Quindi, parola madre, gestione della qualità, due famiglie, controllo di qualità, assicurazione della qualità. Due momenti importantissimi se vogliamo fare della buona virologia molecolare, altrimenti diamo solo numeri. Il controllo di qualità consiste in tutte le misure che ciascuno di noi inserisce in una seduta di laboratorio per verificare che tutto stia funzionando adeguatamente. L'assicurazione della qualità invece tiene conto anche della corretta procedura che va dal prelievo del campione, al trasporto, all'arrivo, fino alla stesura del risultato sul referto, in modo che la dizione che noi diamo di un risultato deve essere congrua e deve avere un significato clinicamente rilevabile, altrimenti ci limitiamo soltanto a dare un numero. Quindi vedete quanto come si abbraccia, quanto abbraccia il campo della gestione della qualità. E ovviamente per poter raggiungere questi obiettivi uno deve dotarsi di un sistema per monitorare tutto questo e soprattutto quando abbiamo a che fare con sistemi diagnostici che danno un numero in termini di quantità di virus, dobbiamo sicuramente avere a che fare con un sistema rapido, accurato, in grado di essere riproducibile. Sul mercato c'è di tutto, vedete, sistemi con amplificazione di segnale che vanno da 140.000 a 1 miliardo e 700 milioni di copie, un altro che parte da 2.000 arriva fino a 10 milioni o quant'altro, altri molto più sensibili, però se li facciamo parlare fra di loro questi non si parlano, nel senso sfido chiunque, lo stesso campione fatto con due sistemi diversi è molto difficile che presenti nell'ambito di mezzo logaritmo lo stesso risultato. Sto parlando di mezzo logaritmo, non di poche decine di copie. Quindi noi abbiamo messo a punto negli anni, partendo dal 2002, un sistema per l'epatite B, che è la più richiesta fra la biologia molecolare, basata su una tecnologia a trasferimento di energia, che vedremo subito dopo, partendo da un volume di plasma di 150 microlitri, via via, vedete, siamo già partiti con una soglia analitica di 40 copie per ml, che nel 2002 era un bel dire. Con tempi di esecuzione che sono passati da un giorno e mezzo a 2-3 ore. Quindi negli ultimi anni abbiamo visto una riduzione dell'impegno dell'uomo nel laboratorio tale da poter essere impiegato per fare molto altro. E così è successo. E una refertazione in 24 ore. Una PCR quantitativa nei primi anni 90, a parte che era quasi impensabile, ma anche nei primissimi anni 2000 non era pensabile se non nel giro di 2-3 giorni. La tecnologia è quella a trasferimento di energia, vedete ci sono due primer, cioè gli elementi delimitatori della regione che noi andiamo a cercare per il target del nostro virus e due sonde che si trasferiscono energia che garantiscono la massima specificità, perché se tutte e quattro questi pezzi non si legano perfettamente non avviene nessuna amplificazione di segnale, quindi praticamente il test è negativo. Il nostro controllo di qualità interno, quindi la nostra gestione, era fatta anche, era monitorato continuamente da uno standard certificato dalla Boston Biomedica, quantificato, che vedete si spostava pochissimo come deviazioni standard. In alcune centinaia di sedute avevamo appena un paio di risultati aberranti e comunque garantiva una certa riproducibilità.
non basta dire lavoro bene, bisogna che gli altri lo certifichino, per cui periodicamente noi ci sottoponiamo per la biologia molecolare, per la virologia molecolare, a un controllo di qualità esterno europeo. Il primo a cui abbiamo aderito nel 2007 era fatto da un pannello di 8 campioni incogniti di epatite B, DNA, vedete con i principali serotipi che circolano in Europa, l'A e il D, un campione negativo, e lo score veniva assegnato in base al discostamento in termini di deviazioni standard. Quindi era massimo quando ci davano lo zero, diversamente da come uno può pensare, e aberrante quando ci davano il 3. In questo primo scorcio di esame abbiamo avuto un punteggio, direi, soddisfacente, ma non del tutto, per cui abbiamo posto dei correttivi, c'era qualcosa che non andava. Abbiamo posto dei correttivi aumentando il volume di estratto, scendendo a 10 copie la soglia analitica, e vedete come è migliorata la situazione. Nel successivo controllo fatto nel 2008, lo score è stato massimo, riuscivamo a quantificare bene con un discostamento per il genotipo D, soltanto in questo caso abbiamo avuto un problema. Accelero un attimo. Che cosa è successo? Il virus muta nel tempo, il laboratorista non può non rendersene conto o far finta di sottacere. L'epatite B è mutato, c'è poco da fare. Allora, lo stesso sistema con gli stessi primer ci ha fatto capire con la macchina un paio di casi in cui un paio di casi che venivano dati negativi dalla macchina, ma noi vedevamo tranquillamente i segnali di positività attraverso la curva di melting, che non posso spiegare perché tecnicamente è un po' appannaggio dei biologi molecolari, mi scuso se la do per scontata, posso chiarirla eventualmente dopo. Quando è scattato questo allarme, cioè ci sono due campioni potenzialmente falsi negativi, abbiamo subito adottato dei correttivi. Abbiamo innanzitutto, nella regione che usavamo, modificato i primer, allungando un po' la sonda e aggiungendo un ulteriore primer. Poi abbiamo cambiato direttamente regione. Abbiamo visto che forse era più opportuno mettersi in una regione più conservata, ed è quello che stiamo facendo negli ultimi mesi, e cambiando anche il sistema di estrazione. Questo è l'ultimo controllo di qualità europeo del 2011, vedete, 28 maggio, praticamente abbiamo perfezionato quello che c'era da perfezionare. Siamo sicuri che le nostre 10 copie siano molto probabilmente le 10 copie, ma sicuramente non sono 20, e le nostre 100.000 sono 100.000, 110.000, nello scarto di mezzo logaritmo, ma non sono 1 milione, tutto qui. Vedete come l'unico score nell'ambito delle deviazioni standard aveva un discostamento di poco più di mezzo logaritmo. La stessa cosa, c'è la stessa esigenza per l'epatite C. I nostri controlli di qualità fatti su un protocollo che avevamo pubblicato in seguito, in un primo momento ci avevano dato ragione parzialmente, non sui quantitativi. Anche qui abbiamo perfezionato cambiando sistema di estrazione, che ci ha migliorato molto lo score nell'ultimo controllo del 2011. Qual è il futuro? Un futuro presente. Si sta già parlando di lab on chip, cioè di piccoli chip per il laboratorio. E vedete, partendo dalla batteriologia e andando verso la virologia, si comincia a parlare di mal di TOF, finora usata in proteomica, un sistema che praticamente va a caratterizzare la massa di una molecola virale o batterica che sia, in base al tempo di volo cosiddetto, e quindi a un sistema di luce che ne caratterizza la forma, le caratteristiche, un po' come lo spettrometro di massa, e arriva in una maniera piuttosto semplice, che non richiede una è facilmente automatizzabile, richiede una buona esperienza ma non un'altissima automazione, riesce praticamente a caratterizzare batteri, virus, molecole di qualsiasi natura, con lo stesso sistema che probabilmente in medicina forense fanno con le impronte digitali. Credo che questa sia l'ultima, e probabilmente nel futuro parleremo di questo. Grazie. Grazie per la chiarezza
per le informazioni dettagliate che ci ha fornito. C'è qualche collega che lavora in questo campo che vuole porre qualche quesito di chiarimento? Io mi sono posto l'interrogativo dopo del sistema qualità. C'è spazio anche per la sicurezza dell'operatore in questo campo? Certo, laddove non arriva la legge che lo prevede sulla sicurezza del lavoratore, è ovvio che in termini di qualità la sicurezza dell'operatore si interseca inevitabilmente con quella del campione, perché la contaminazione del campione, noi ci preoccupiamo del risultato, però dobbiamo preoccuparci anche di noi che ci lavoriamo, la contaminazione del campione da parte di una cattiva manipolazione o per causa di una cattiva manipolazione dell'operatore può significare anche la contaminazione del lavoratore stesso, quindi alla fine i concetti si intrecciano. Lavorare in qualità significa anche mettere in primo piano la sicurezza di chi opera.